Uno dei fenomeni maggiormente interessanti di questi ultimi mesi nel mondo degli smartphone Android è la tendenza, soprattutto per merito dei produttori cinesi, di offrire terminali di fascia medio e medio-bassa dalle caratteristiche tecniche sempre più interessanti. Tra i protagonisti principali di questa situazione c'è il colosso Xiaomi, che con questo Redmi Note 7, appena arrivato in Italia, vuole ridefinire il concetto di smartphone sotto i 200 euro. Con Note 7, Xiaomi ha deciso di dare alla linea Redmi una maggiore forza, rendendola un brand a sé, separata quindi dalla casa madre per quanto riguarda il marketing. Una scelta che sottolinea la volontà di differenziare le linee prodotto e che allo stesso tempo rende chiara la fiducia che la compagnia cinese ha nei confronti di questo nuovo smartphone. La caratteristica principale di Redmi Note 7 si può sintetizzare in un concetto: qualità-prezzo. Sì, perché il nuovo arrivato di Xiaomi è praticamente uno smartphone di fascia media venduto al prezzo di un fascia bassa. Il listino parla infatti di 180 euro per il modello da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, passando poi a 200 euro per quello da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione. Si tratta di cifre che solo qualche anno fa avrebbero permesso di portare a casa device veramente modesti dal punto di vista delle specifiche, ma che in questo momento storico invece consentono di acquistare un prodotto capace di dare soddisfazioni sotto praticamente ogni punto di vista. Il processore è uno Snapdragon 660 octa-core da 2,2 GHz con una GPU Adreno 512, una combinazione già rodata e vista in altri smartphone e che garantisce prestazioni più che buone, con elevata velocità e reattività ai comandi. Il sistema operativo è Android 9.0 Pie, con patch di sicurezza di gennaio. Sono supportati il secondo spazio e le gesture in sostituzione dei classici tre tasti di sistema, soluzione decisamente preferibile dal nostro punto di vista. La personalizzazione di Xiaomi poggia invece sulla classica MIUI nella versione 10.2.3.0, che offre un'esperienza d'uso piacevole e minimale, anche se condita da parecchie app preinstallate, eventualmente da ripulire. Anche dal punto di vista della qualità costruttiva, Redmi Note 7 non presta il fianco ad alcuna critica che possa suggerire di essere di fronte a uno smartphone economico. Il design non è certamente originale, anzi, ma la qualità dei materiali dell'assemblaggio è di alto livello. I 186 grammi non lo rendono certamente un peso piuma, ma la buona distribuzione lungo tutto il corpo lo fanno impugnare senza dubbio bene. Il display di Redmi Note 7 è un IPS LCD da 6.3 pollici con risoluzione a 1080x2340 pixel, il tutto custodito sotto un Gorilla Glass 5. Si tratta di un pannello più che buono, con un bilanciamento dei colori discreto e un'ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce. La parte superiore offre un notch di tipo a goccia, quindi di dimensioni molto ridotte e che disturba veramente poco o nulla, rubando una porzione minima dello schermo. Nella parte anteriore dello smartphone è presente una fotocamera frontale da 13 megapixel, più che sufficiente per consentire selfie di buona qualità. La parte posteriore, invece, anch'essa ovviamente in vetro, si estende senza soluzione di continuità, fatta eccezione per il sensore di impronte, molto veloce e preciso, e per la dual camera con il flash. L'impianto fotografico principale è composto da un sensore da 48 megapixel, assieme ad uno secondario da 5 megapixel che gestisce la profondità e l'effetto bokeh. In realtà i 48 megapixel, valore in assoluto molto alto, soprattutto considerato questa fascia di prezzo, sono stati oggetto di grande discussione in rete, tra dubbi sull'effettiva capacità del sensore e le possibilità dello Snapdragon 660 di supportarla. Al lato pratico, tutto questo discorso non riduce comunque il giudizio positivo complessivo. Le foto sono infatti generalmente dettagliate e con colori fedeli, soprattutto in condizioni di buona illuminazione, che garantisce una qualità sicuramente non da fascia bassa. Con poca luce le cose si fanno meno impressionanti, ma comunque chi utilizza lo smartphone senza grandissime velleità fotografiche troverà ben poco di cui lamentarsi. I video sono infine discreti, seppur pecchino leggermente in definizione, e non possono contare su una stabilizzazione da top di gamma. La risoluzione massima in questo caso è 1080p a 60 frame al secondo. Merita comunque menzione il fatto che sia possibile installare senza difficoltà alcuna la Google Camera. Chi conosce la qualità del software fotografico di Google sa bene quanto questo possa portare benefici in termini pratici. Infatti, anche su Note 7, con questa soluzione si ottiene un miglioramento sostanziale sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda il gaming, per la maggior parte dei giochi con complessità grafica medio-alta, il Redmi Note 7 riesce a gestire tutto senza grossi problemi. Ovvio che dallo Snapdragon 660 non ci si possa attendere miracoli, motivo per cui ad esempio Asphalt 9, un titolo davvero pesante a livello grafico, soffre un po' nel frame rate e non può presentarsi al massimo dei suoi effetti.
La modalità Turbo Videogiochi consente inoltre di ottimizzare le prestazioni e ridurre la visualizzazione delle notifiche durante le partite. L'autonomia infine è veramente ottima, grazie a 4000 mAh e al supporto della ricarica rapida. All'atto pratico questo significa che raggiungere 2 giorni di utilizzo medio non è assolutamente un'utopia, mentre anche con un uso intenso non c'è mai rischio di non arrivare a sera. Sebbene quindi la concorrenza nella fascia media e medio-bassa degli smartphone Android sia decisamente agguerrita, questo Redmi Note 7 riesce a svettare, grazie a caratteristiche tecniche notevoli, abbinate ad un prezzo di vendita assolutamente sensazionale. Difficile, se non impossibile, trovare di meglio sotto i 200€.